Ed ora il punto di Andrea Rangone degli Osservatori Politecnico Milano. In questi giorni si sta parlando di disoccupazione. La mia opinione è che la disoccupazione non si combatta solo attraverso più assunzioni da parte delle imprese esistenti, ma anche attraverso la nascita di nuove imprese. La nuova imprenditorialità, infatti, non solo può ridurre nel breve termine gli effetti negativi di questa congiuntura, ma può anche nel lungo termine dare nuova linfa allo sviluppo economico. E inoltre l'Italia presenta alcune caratteristiche favorevoli all'imprenditorialità. Prima di tutto è proprio grazie alle microiniziative imprenditoriali che siamo diventati nel secolo scorso una grande economia mondiale. In secondo luogo, la nostra cultura è imbevuta di inventiva e di arte dell'arrangiarsi, che sono elementi positivi per l'imprenditorialità. Le implicazioni di questi ragionamenti sono molteplici. I decisori politici devono dedicare maggiore attenzione a questo tema. Il sistema educativo, in particolare universitario e post-universitario, deve fornire più strumenti ai giovani. Le istituzioni finanziarie devono mettere a disposizione più risorse. E infine, la popolazione in età lavorativa deve pensare anche in modo creativo a quali nuove attività economiche possono essere di successo, guardando soprattutto a quei settori più innovativi come internet, le biotecnologie, le energie rinnovabili. E per oggi è tutto. TG1 Economia torna domani. Grazie per averci seguito e arrivederci.